Buongiornissimo, ragazzi, ben ritrovati e benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Oggi pomeriggio faccio il video da sdraiata. Perché sono so sparafanzato, ragazzi, sul divano. Quindi, insomma. Sto qua eh, bello, bello, comodo per commentare la discesa libera in Val Gardena vinta ampiamente da Kild. Kild che eh, già aveva fatto trapelare qualche buona notizia nel super gigante di ieri, arrivando quarto. Fa una discesa perfetta, rifilando ben 86 centesimi al secondo, che è Max Franz, il solito austriaco che continua comunque con le sue eh, grandi prestazioni, davvero una grandissima, una grandissima prestazione da parte di Kild con la Val Gardena che si conferma una terra di conquista per i norvegesi. Che qua ragazzi Sulla Satele Long non sbagliano praticamente mai. Non sbagliano mai, non sbagliano mai ragazzi. Terzo invece eh, arriva, arriva ragazzi, eh, Boit. Anche lui era fa comunque favorito. Arriva soltanto quarto. Malino, invece, Svendal, sesto. Sesto è eh, il favorito della vigilia dopo la vittoria nel super gigante di ieri. E eh, invece, niente da fare. Marca Ghesi. Invece, ragazzi, la cosa che purtroppo, ragazzi, eh, è, ovviamente, eh, passata nel primo piano è la caduta terrificante. Avuta da Mark Ghisi nello svizzero che è stato portato via in elicottero, in elicottero per una caduta terrificante, ragazzi. Per fortuna non ha perso conoscenza, però una caduta davvero terrificante. Il bacino è fratturato per lui. Insomma, una caduta veramente terrificante. Per, per Ghisi e eh. io gli mando, ragazzi, un in bocca al lupo. Gli mando un in bocca al lupo. Speriamo davvero sia tutto a posto per, per questo, ragazzo male invece gli italiani che arrivano staccati con il primo che è Emanuele Buzzi che arriva in quindicesima piazza mentre sono soltanto diciassettesimi rispettivamente Paris e Nerofere che steccano in questa prova dopo la grande prova di ieri di, ehm, da parte di, ehm, di Cristofino Nerofere arriva una prova più deludente in discesa ma comunque ragazzi ci sta, ci sta ragazzi Comunque, bravi, bravi, bravissimo, kill, ragazzi, fate una, una gara a mostri e appunto, ragazzi, in bocca al lupo. A Mark Giesin. E voi ragazzi lasciate tanti mi piace al video. Condividete questo video. Iscrivetevi al canale. Se ancora non lo avete fatto. Lasciate un commento qua sotto. Per sapere che cosa ne pensate. Condividete questo video. No, mancate, mi piace al video. Iscrivetevi al canale. Votate il sondaggio. Che vi lascerò in allegato al video. E noi arrivederci da al prossimo video.